Paola Zappata, sezione A, libro di poesia inedito. Ecco, lei mi ha portato, intanto potrebbe così presentare questo suo lavoro e tre tematiche che ha voluto sviluppare, poi possiamo scendere nella lettura perché è la fine di allora. Questo lavoro è stato un po' sì, la raccolta di poesie inedite, intitolata Fraterra e Cielo. Sono poesie che ho scritto nel corso degli anni, quindi non c'è un filo conduttore. Io dico sempre che la poesia è un'emozione che non riesce più a stare nel cuore e va a finire sulla carta. Quindi al momento viene l'impulso, la scrivi, non stai a pensare a un tema particolare, quello che provi lo metti sulla carta, per me è così. E, è stata un po' una scommessa perché ho scoperto casualmente che c'era questo premio, mancavano pochissimi giorni alla scadenza, di corsa ho raggruppato tutte queste poesie che avevo scritto e stavano lì a far niente e le ho raccolte. Non ci avrei sperato, ho proprio buttata là, devo essere sincera, su quelle che vengono meglio a volte, è vero, effettivamente questa è la dimostrazione. E quindi sono stata molto sorpresa e ringrazio la giuria che ha saputo apprezzarle veramente, ringrazio voi che siete qui ad ascoltarmi. Su di me dico poco, però mi presento con una poesia, se posso. Leggo una poesia della raccolta che un po' mi rappresenta, anzi un po' tanto mi rappresenta. Si intitola Io sono luna. Non arrivo ad essere sole, non sono abbastanza, non molto splendente, non troppo radiosa, né incandescente. Non possiedo raggi come tentacoli, non lascio cicatrici, non avvolgo e non ardo. Non trascino fiori dai semi, promesse d'amore eterno, non tramonto. Io sono luna, dopo tramonto, discreta e silenziosa. Illumino la notte, disseto di liquido argento, porto fresco sollievo dopo l'incendio, scompaio, ma sempre torno. Sollevo maree senza rabbia, senza rumore. E lo so che non sono abbastanza. Io non scrivo solo poesie, no, io in effetti ho pubblicato una raccolta di racconti e un romanzo giallo. Qualcuno che mi conosce ha detto che sono bipolare. No, amici. E forse hanno ragione, può darsi, non lo so, non ho indagato, forse hanno ragione effettivamente. Io sono dei gemelli che dicono che hanno doppia personalità, in questo caso sono un esempio tipico, devo dire. Mi piace molto scrivere e adesso sono all'opera con un altro romanzo, che però non è un romanzo giallo. Spero di riuscire a pubblicare questa raccolta, visto che è stata apprezzata, speriamo. Sì, scrivendo, più si scrive e meglio si scrive, mi sembra. Dall'esperienza che ho, certo, è stata una questione di esercizio anche questa.
Orlando, Marco Raiti, Elisabetta Cozzani, Margherita Bertella e il vicepresidente che si sta cambiando, Giuseppe. Buonasera a tutti, una parte di voi già ha avuto modo di illustrare le proprie opere in questi tre pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, che ci hanno senza dubbio arricchito e inorgoglito anche, perché da tutte le parti d'Italia i convenuti hanno portato una parte di sé, ma anche della propria terra e delle bellezze della propria terra, perché come dicevo, ho detto più volte in questi giorni e anche oggi, il tema di quest'anno è stato Italia, scrigno di bellezza, in cui io avverto tutta la fierezza di essere e di sentirmi italiana. Quattro punti erano stati indicati, una è, lo leggo puntualmente, nella fucina dell'arte l'espressione di imperitura bellezza, e su questo tutte le opere dei partecipanti e dei premiati hanno colpito nel segno, direi, perché ciascuno ha esplicitato la propria intimità, la propria essenza, la propria personalità, i propri pensieri ed è riuscito a comunicarli. L'altro punto, come educare le giovani generazioni a conoscere, assaporare, custodire la bellezza, ce l'hanno dimostrato oggi pomeriggio, in tarda serata, i ragazzi che si sono succeduti e che hanno proposto le loro opere. Una bellezza interiore, una bellezza che ha dimostrato le grandi capacità creative che possono essere presenti anche nei giovanissimi, che anzi ci sono nei giovanissimi, e una riflessione per noi a puntare proprio molto sulle loro risorse, su quelli che saranno gli uomini del domani. Poi, bellezza e creatività del lavoro artigianale. C'è stata questa sera una signora che ha proprio trattato un cappello, vero? Un cappello, vero? In testa, un'idea per la testa, sì, un'idea per la testa. Io non l'ho seguita direttamente perché in quel momento ero momentaneamente fuori dalla sala. Però anche l'artigianato italiano è un'eccellenza, è quello che ci invidiano tutti nel mondo, perché la creatività italiana non ha eguali. Qualcuno ha detto che noi siamo in grado di riciclarci. Come? Siamo in grado di intuire preventivamente quello che potrebbe essere la richiesta di domani e di dopodomani. Però questa possibilità è sempre il frutto della mente e questo lo voglio ribadire. E infine cogliere il senso del viaggio tra bellezze e valori condivisi. Ed è quello che ci hanno dimostrato moltissimi autori in questi giorni. Il viaggio non come toccate fuga, il viaggio non come aggressione inconsulta a talvolta attentato alle bellezze della nazione nostra e di altre nazioni, ma il viaggio che è il viaggio del cuore, del sentimento, il viaggio che è il contatto con i momenti, con i resti del passato, che ci fa capire che noi siamo una prosecuzione e quindi un'eredità, tutto questo è un'eredità che deve essere colta, assaporata e data a chi viene dopo di noi, a chi verrà dopo di noi. Chiudo. Ecco, mi piace recuperare, condividere con voi un antico pensiero che, un antico, veramente antico, il grande Cicerone, nell'orazione Pro Archia, ha scritto, leggo le sue parole: l'animo umano anela alla bellezza, alle cose nobili e alte,
fate e non le vuole far dileguare nelle tenebre del tempo. A questi suoi aneliti viene incontro la letteratura, in particolare la poesia, dono divino, che non teme l'urto della barbarie, che fa vivere di luce perenne l'eroe, riscattandolo dall'insidia del sepolcro, che irradia di luce le antiche conquiste del pensiero e il ricordo delle azioni altrimenti votate al vero. Io dico che arte è bellezza perché è il frutto appunto del pensiero da trasmettere e lasciare in eredità. Ho citato questo pomeriggio, ma mi piace citarlo ancora, Andrea Camilleri, che appunto a sua volta citando Paul Erland ha detto che la poesia è fatta da uomini per uomini, è pane quotidiano, è acqua, è una condizione dell'uomo. Quindi tutti noi, chiudo, che constatiamo che se la morte ci dà scacco matto, si parlava anche di morte questa sera, se la morte ci dà scacco matto, finché siamo in vita nessuno ci può togliere il pensiero, che è la nostra forza, è il nostro bene più grande. Condividiamolo o contrapponiamolo pure, come faremo anche questa sera. Quarta classificata, sempre ex aequo, tra terra e cielo, Laura Zapata, di Alba Vita Bomba. Si leggerà quello che ho nel cuore, di pagina. Quello che ho nel cuore. Quello che ho nel cuore è oro e argento. Il blu della notte e l'azzurro del mattino. È la nebbia silenziosa e l'urlo del vento. È una cascata di sole tra gli alberi o polvere diluciata sull'erba di un'alba. Quello che provo è un volo di gabbiani, profuma di viole e di luna. E farfalla, zingara, silenziosa, lacrima in equilibrio su un battito di ciglia, un fremito di mimosa. Quello che provo è un vino speziato di calore e sangue, e terra rossa accende la poesia. E fiamma sospinta dal respiro, come i miei occhi abbracciati all'orizzonte. Quello che ho nel cuore è fiume, e trascina queste parole al mare in cui la tua nave smarrita cerca uno sguardo dove riposare. Quite cross, but the sun's been